Io scommetto che se dovessi chiedere a tutti voi come avete iniziato ad avvicinarvi al mondo delle auto, al mondo del motorsport, mi darete tutti una risposta molto simile. Benvenuti al club del Cavallino Racing in via Nuvolone 33 ad Arma di Taggia. Guardate da che cosa sono circondato. Quella che era la seconda pista più lunga d'Europa, 60 metri, da fare tutta con i nostri adorati modellini. E cosa ci facciamo qui? Beh, il mio scopo di questa sera è far conoscere questo posto perché voglio che si riempia. È un posto di appassionati, di veri conoscitori di tutto quello che è l'automobilismo, e dietro questi pezzi di plastica ci sono delle cose che voi neanche ancora potete immaginare e non vedo l'ora di spiegarvele. Loro aprono tutti i lunedì dalle 21 e vogliono solo avere un giro più grande per poter aprire magari anche tutti i giorni, chissà. E spero insieme a voi di dargli una grande mano, perché oggi ne vedrete veramente di cose incredibili. Andremo a vedere nel dettaglio come funzionano le slot car, quindi andremo a vedere le loro componentistiche, andremo a vedere qual è la cosa che le fa muovere, ovvero il pulsante, che per tutti può essere una cavolata ma invece è la cosa più difficile da settare in assoluto. Ma soprattutto vedrete una cosa che non è molto semplice da trovare, ovvero sì, bella la pista da 60 metri a 6 corsie, ma volete mettere con 4 prove speciali da rally complete? Esatto, avete capito bene, questo plastico è vivo! Cioè, qua possiamo girare con le macchine dal... Possiamo girare veramente! E ce ne sono 4! E ogni prova speciale fa parte di un rally, perché adesso vi spiegherò come funzionano le gare in pista, ma anche come funzionano le gare rally. Perché sì, si corre contro il tempo, come nella realtà, uno alla volta, e con tanta tanta suspense, fidatevi. Hanno addirittura creato una pista per simulare quella che è l'aderenza del ghiaccio. Infatti hanno messo questo tessuto di plastica sopra quella che è in realtà la pista vera, da così da avere la corrente e i binari per far funzionare le macchinine, ma anche per avere così la simulazione di assenza di grip che ti dà la neve. Quindi si può dire che abbiamo la pista di pragelato qui davanti. E queste sono le ultime due prove speciali. Non vedo l'ora di farvele vedere in azione. Ma adesso, prima di tutto, vediamo e andiamo alla scoperta di quelle che sono le macchinine, perché tutti voi le conoscete, sapete benissimo cosa c'è sotto, ma ci sono delle cose che vanno un po' oltre. Perché, come sapete, l'uomo tende a estremizzare qualsiasi cosa. Ah, e tanto per dire, questa è la pista itinerante. Quindi cosa c'è di tanto particolare? Innanzitutto dovete sapere che tra le macchine da pista e le macchine da rally c'è una grossa differenza, ovvero le macchine da rally sono integrali, come nella realtà, e le macchine da pista, beh, quelle più potenti ovviamente, sono posteriori, come nella realtà. Quindi già questa è una cosa che non ci pensavo, chi mai pensava che si mettessero a fare una macchinina slot car integrale? Io no, e invece è così. Un'altra delle cose interessanti, che è stata la mia prima domanda che ho fatto quando sono entrato qui dentro, è: ma il magnete? Perché, come sapete, le macchinine della Polystyle che comprate al supermercato, ai toy store, hanno di serie il magnete che tiene la macchina incollata a quella che è la pista. E io pensavo, beh, elaborandole e metteranno dei magneti più potenti, e invece no, perché, come vi dicevo, gli appassionati di questo sport sono dei puristi e la prima cosa che fanno quando prendono una macchina, in gergo si chiama una macchina di scatola, è togliere il magnete. Infatti queste, che sono le macchine da pista, quindi quelle che dovrebbero avere teoricamente più grip, per regolamento non hanno alcun magnete, in modo tale che sia la vera bravura del pilota a portare a termine il giro più veloce e la gara più veloce. Ma come funziona una gara?
Una gara funziona così: si prende il proprio tasto, si inserisce nella propria corsia e si accelera. Ma che cosa succede? Essendo che le corsie sono fisse, ogni corsia ha un determinato tipo di percorrenza. Quindi non ci sarà una corsia più veloce e una corsia più lenta. Quindi ogni 8 minuti, dipende dalle batterie che bisogna fare, quindi se saranno meno batterie sarà più lungo il tempo, se sono più batterie sarà più corto il tempo per dare la possibilità a tutti di correre e di tornare a casa a un'ora decente, si cambia corsia e ogni postazione ha una determinata corsia dove devi andare. E infatti io adesso devo andare in quella gialla, che è qua. Ci sarà una nuova partenza e così io potrò fare il mio giro nella corsia nuova per vedere chi è il più bravo in tutte le corsie. Ed eccolo qua, il tasto, che più che un tasto sembra una vera e propria astronave fatta di vari potenziometri, oltre che il potenziometro principale, che sarebbe il grilletto. All'interno di ogni potenziometro c'è una regolazione che ti cambia l'assetto del tasto, non della macchina, perché l'assetto della macchina si regola ancora in un altro modo. E ogni tasto ha una sua funzione, compresa quella di regolare il freno, perché sì, queste slot car hanno un freno che si aziona tramite l'inversione del motore, che da accelerante diventa decelerante e si mette in funzione solo nel momento in cui il grilletto viene rilasciato completamente. Ed è una delle cose più difficili da fare, perché riuscire a fare una buona staccata vuol dire anche riuscire a capire bene e quali sono i punti giusti di corda della curva, ed è la parte più complessa. Per Ellie invece come funziona? Beh, il concetto è essenzialmente lo stesso, quindi inserisco il mio pulsante e quindi ho il mio grilletto. La differenza è che sul rally è tutto molto più di dito, se vogliamo, non di piede, perché hai soltanto la possibilità di fare due regolazioni, ovvero una sul pulsante, quella che ti permette di regolare l'intensità del freno, e una con il potenziometro della pista, che è quello che dà corrente alla pista, e tu puoi regolare il voltaggio per dare più o meno potenza alla macchinina a seconda di come riesci a gestirla e di come ti senti alla guida. Ve l'ho detto che era abbastanza complesso. E una cosa interessante è che mentre nei circuiti in pista la macchinina può essere elaborata o meno, nei circuiti, nelle gare rally, il regolamento dice che la macchina deve essere di scatola, ovviamente via il magnete, perché il magnete è una bestemmia in questo campo. Ma prima di metterci con le dita sui grilletti, vi presento Luigi, il primo presidente del Cavallino. Molto piacere, saluto a tutti. Oggi Luigi, noi siamo qui perché voi avete una missione che ormai è da quanti anni è che c'è il Cavallino? Il Cavallino esiste dal 1994, però noi qua siamo operativi dal 2011, ad Arma di Taggia, prima eravamo a Sanremo. Quindi sono già 10 anni che siete qui. E ti volevo chiedere una cosa, Luigi, come ti sei avvicinato, come hai cominciato con le slot car? Casualmente, sono andato a casa di amici e ho trovato una pista lì, ho iniziato a girare, mi sono appassionato e adesso... Ma già da adulto o di bambino? Sì, no, da adulto, sarà 15 anni fa, non di più. E quindi Luigi, volevo chiederti se puoi dare un monito alle persone per cominciare questo sport, se puoi dare un invito e poi ci mettiamo dietro le macchinine. Certo, l'invito è rivolto a tutti. Quindi ragazzi, adesso vi porto con noi nella prima gara su pista e Luigi, ti ringrazio, sarai anche tu contro di noi ovviamente. Sì, certo. Andiamoci dentro, dai Luigi. Grazie mille. Figurati. Benvenuti signori e signori nella prima gara di questa sera. Siamo in 5, tutti contro tutti, faremo una decina di giri giusto per farvi capire come funziona, come vi avevo spiegato prima, in realtà è a tempo, c'è già il furbo qua. Vi presento, Luigi avete conosciuto, vai, Elio, Maurizio, Sandro. Con loro vi faremo vedere qual è un esempio di gara. Chi dà il via? Pronti, posti, via. La bagarre è super stressante in questo caso. Io sono già ultimo. Sono già uscito. Solitamente non è così, ci sono i recuperatori, ma questa sera siamo sotto di personale. Via raga! Gara tutta in salita, Mauri.
Tu! Testa coda! Minchia 18.5! No, i giri c'erano anche quelli di prima. No! Luigi 16.7 ragazzi! Porca puttana che tempi! Via via ragazzi! In nera succede! Ah, oggi sarebbe da scendere sotto i 20, Oggi potresti. Bene, dai, speriamo di avervi dato una bella infarinatura di quello che è il mondo delle slot car. Noi, io, Sandro, Luigi e Mauri, vi aspettiamo qui ad Armenitaggia in via Nuvolone 33 alla pista Cavallino Racing. Grazie per aver visto questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao. Ciao. Grandi ragazzi, grandi, bellissimo. È stato veramente bello. Io al giorno ho quasi sui tuba. Ora dimmi che cosa vuoi di più, contenuti e varietà, altro che a rotino, bro. Qui c'è un asino, ci dà. Da notte rotonda e cocktail preferito, BMW 30 e parte posteriore. Liguria la ragione del tuo test preferito. Attiva le notifiche, schiaccia pollicione. Yeah. Asino, 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 corse.